prossimo 8 e 9 giugno si terranno delle importanti elezioni sul futuro dell'Europa e della stessa Unione Europea. Per cui noi abbiamo ritenuto che fosse opportuno suscitare un dibattito, una riflessione sull'idea di Europa e su quelle che possono essere le linee di sviluppo dell'Unione Europea e che fosse soprattutto rivolta ai giovani. Da qui appunto l'idea di esaminare come queste tematiche vengono affrontate nei libri di testo delle scuole superiori. Riteniamo in questo modo di contribuire a dar vita ad un progetto che trova pochi uguali, credo, sia in Italia che nel resto d'Europa, perché appunto è rivolto ai giovani e alla loro formazione. Dal momento in cui c'è una minore attrazione, soprattutto nelle giovani generazioni, verso l'Europa, si può dire un euroscetticismo. Mi ero messo in testa, o avevo coltivato l'idea, di capire come nei manuali scolastici delle scuole medie superiori di alcuni paesi europei veniva raccontata la costruzione europea. Vedere che immagine è stata data dell'Europa, in modo particolare naturalmente della costruzione europea, in alcuni momenti chiave. Quindi abbiamo scelto 1980, che è una fase in cui la comunità europea ha ancora, alla fine dei conti, competenze abbastanza limitate. Il 2000, perché nel frattempo naturalmente erano stati degli eventi importanti, il Trattato di Maastricht, la riunificazione tedesca e soprattutto col 2000 la prospettiva di lì a poco naturalmente dell'adozione della moneta unica. E poi naturalmente 2023-2024, quindi sostanzialmente oggi, vedere appunto come i libri di testo, quindi in fondo come alle nuove generazioni, sia stato presentato dal punto di vista storico il processo di costruzione europea e diciamo anche l'idea di Europa in termini più generali. Abbiamo costituito un comitato scientifico. Il comitato scientifico ha sedi in Francia, in Germania e in Polonia per comparare insieme alla nostra unità locale, che è costituita dai professori di scuola media superiore di Pistoia, per comparare come le narrazioni si possano, diciamo, convergere o possano divergere in tanti modi. Ecco, questo è una specie di griglia attraverso cui noi capiamo come le giovani generazioni si rapportano, possono essere, diciamo, educate in una prospettiva di allargamento dell'Europa.